Non ci piace stare zitti, non ce ne staremo buoni mentre ci stanno rubando il presente. Non abbassiamo la testa quando ci sfruttano, sottopagano, quando ci fanno credere che è già una cosa grande se il lavoro ce l'hanno dato. Quando ci convincono che quell'aberrante umiliazione, frustrazione e rabbia sono condizioni di vita normali, da accettare perché è così e basta. OIL, oltre il labirinto, è nato da questa rabbia, da tutti coloro che sono pronti a spendere tempo ed energia per un concetto che questa società vuole obsoleto e superato: il bene di tuo fratello, del tuo vicino, del prossimo tuo, comunque vogliamo chiamarlo. Ricerchiamo una stiratrice professionista. Il candidato ideale avrà maturato esperienza specifica e pluriennale nella mansione. Si richiede ottima padronanza del ferro da stiro manuale e buon uso delle presse. Durata del contratto 1 mese con possibilità di proroghe. Retribuzione da concordare dopo mese di prova. Il flash mob, adesso è il momento di pensare chi siamo e cosa siamo. Siamo contro il precariato e questo lo sappiamo. Che tipo di precariato non ci piace? La disoccupazione? No, quella non ci piace. Il lavoro sfruttato e sottopagato? Non ci piace nemmeno quello. Noi vogliamo essere un'alternativa al senso di silenzio e di pudore che c'è in questa città, a svelare la propria condizione e a prendere coscienza di quello che una persona nella vita voleva essere e non può essere. Pensiamo ad azioni concrete, che sia il reddito sociale oppure che sia una proposta di legge regionale per modificare le politiche di lavoro giovanile, che sia il controllo della spesa europea. Quando arrivano questi soldi della Comunità Europea, dove vanno? A chi vanno? Ai giovani? I giovani non vanno di sicuro. Italia, giovani, ma anche persone più grandi, imprenditori, anche persone anziane che diciamo, dopo molti anni di lavoro si trovano a un certo punto in cassa integrazione o licenziati di punto in bianco. Questa è una situazione che non va più bene e sottolinea come questo paese sia a un punto di non ritorno. Il precariato si vive male, non si può progettare il proprio futuro, si vive male e abbiamo scoperto purtroppo che si muore. Questo è il momento in cui tutte le associazioni, le parti vive di questa città si sono unite in un unico contenitore. Questo contenitore è oltre il labirinto, un labirinto che vogliamo spezzare con un pugno. La Banca Cosenza resiste, una città che si mostra per quello che è, una città infeudata, riesce a portare avanti questa iniziativa contro il precariato che investe tutte le categorie.
una piaga che dobbiamo combattere in tutti i modi, e questo flash mob è servito principalmente per fare capire che noi ci siamo, che diciamo no a questa logica. Il precariato deve scomparire, perché è la piaga del 2012. Azienda leader nel settore turistico online seleziona giovane giornalista per curare la comunicazione e le recensioni delle attività indicate nella guida. Richiedesi buona volontà, entusiasmo e forte ambizione. Gentilmente inviare curriculum vita completa di foto alla mail. Per i primi 6 mesi non è prevista retribuzione. Una buona presenza di persone, la manifestazione è riuscita, speriamo che ci siano delle altre iniziative, perché c'è bisogno di contestazione, c'è bisogno di un piccolo conflitto sociale, ovviamente pacifico, in questa città che certe volte sembra addormentarsi. Noi oggi abbiamo lanciato un messaggio, lo facciamo da tempo, anche perché siamo attivi da questo punto di vista, e siamo contenti che la città di Cosenza abbia partecipato, diciamo, in massa a questo evento. Ora, per il presente, come diceva giustamente poi la voce fuori campo, più che per il futuro, ci aspettiamo delle risposte concrete. E lo vogliamo fare con le azioni di lotta concrete, che sicuramente hanno prima un momento di discussione, dopodiché però agiamo. Siamo rimasti bloccati nell'anno 34, quando c'era il bianco e nero ma soltanto la TV, quando tutto ciò che c'era non era un disastro, pensando che il futuro ci avrebbe dato di più. Ma ora qua non vedo più colori perché il sole è scuro, e resterà così, zio, ne sono più che sicuro, perché nessuno di noi prova ad alzare il culo e dare ai nostri discendenti un futuro sicuro. Il candidato si occuperà di scrivere articoli divulgativi per il sito aziendale, la newsletter, i social media, eccetera. Retribuzione da definire. Azienda leader nel settore della pubblicità e nell'organizzazione di eventi, ricerca numero 1 stagista. Si offre un contratto di stage e rimborso spese. Cercasi call center. Si occuperà di contattare e buona dialettica. Fisso di 300 euro più provvigione. Da definire, da definire, da definire. Più provvigione. Retribuzione. Retribuzione. Il candidato ideale. Il candidato ideale. Il candidato ideale. E nelle istituzioni, perché abbiamo ricevuto da chi ci ha governato solo incertezza e precariato.
L'impossibilità di considerare il lavoro davvero come il tempo in cui si realizza il nostro desiderio di indipendenza ci ha portato a essere la nostra società. E allora con noi, il piaccia o no, tutto questo verrà azzerato. Siamo qui per riprenderci la parola, sfidando l'oblio in cui ci siamo rintanati per troppo tempo. Sarà nostra cura, così come dice il nostro nome, da oggi in poi, oliare i meccanismi di un sistema arrugginito e iniettare benzina in una generazione spompata da anni di rassegnazione e precariato. Per questo già dopo il flash mob chiederemo con forza al governo nazionale maggiori investimenti al sud, dove il disagio si moltiplica per tutti i nostri deficit strutturali, e contemporaneamente pretenderemo misure concrete per il miglioramento della condizione giovanile, dal reddito di inserimento produttivo a una legge regionale che migliori le politiche di inclusione nel mondo del lavoro. Rivendichiamo i nostri diritti, non permettiamo mai più che ce li concedano come fa voi. Riprendiamoci questo presente, che al futuro poi ci pensiamo.